Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su The Tenants, terzo episodio. Continuiamo dove ci eravamo lasciati, il gioco che mi pare vi sia piaciuto. Qualcuno di voi mi ha chiesto come entrare nella Closed Beta e sono andato a controllare e purtroppo non c'è più posto, insomma, quindi non so se ne faranno ancora o se il gioco uscirà addirittura. Comunque, ci eravamo lasciati la volta scorsa con tante case acquistabili, o perlomeno solo alcune, con dei prezzi improponibili. Dobbiamo tenere d'occhio la nostra inquilina affinché paghi. Tra un giorno dovrà pagare. Io non ho capito queste cose qui. Praticamente noi paghiamo, ma in pratica è come se le pagasse lei. Magari in America funziona in modo diverso, però tanto abbiamo pagato, perché parte dell'affitto, vabbè. Quello che vorrei fare ora è, prima di tutto, cambiare magari inquilina, quindi aspettare il momento giusto, magari vedere tra quanto gli scade il contratto, e poi cambiare l'arredamento interno. Ora vorrei aspettare un attimo e vedere se la mia inquilina pagherà, perché al momento stiamo aspettando. Ok, ora dovrebbe aver pagato. Niente, continuiamo con i lavori che troviamo qui, magari prendiamo i lavori più remunerativi. Questo qua che paga un sacco, 4.000. Architetto per fare un totale makeover della mia unità. Brown, vabbè, niente, dovrebbe comunque segnalarci tutto, quindi ci mettiamo subito al lavoro. Vorrebbe fare un makeover, insomma un restyling totale. Vediamo un attimo di cosa ha bisogno questa persona qua. Beginner innovation shower, ok, ha bisogno di una casa completa. Hardwood tile. Allora, iniziamo subito i pavimenti. Hardwood. La facciamo così. Ci ha dato un bel budget di $6.000, quindi la facciamo così. Perfetto. Poi, le pareti le vuole brown o yellow? Io le faccio gialle, perché mi sa che ci sta anche bene. Vediamo. È un peccato, perché comunque un gioco come anche solo House Flipper mi piace tantissimo, però gli manca un qualcosa. Questo gioco magari potrebbe darci le sue discrete soddisfazioni. Allora, beh, più di un monolocale io qui non ne tirerei fuori, insomma, però costruiamo un muro, lo iniziamo a mettere qui. Anzi, iniziamo magari a mettergli il bagno, la doccia. Vuole una doccia di questo tipo? Doccia massaggiante? Gliela mettiamo. Non c'è problema. Ok, e gli mettiamo anche un water di quelli belli belli. Ok, così. Il bagno è a posto. È a posto relativamente. Gli mettiamo anche un lavandino. Vediamo se ci sta lì. Possiamo spostarla alla finestra adesso. Mettiamo qui. La finestra no, non si può spostare. Però direi che mi sembra abbastanza buono come cosa. Adesso costruiamo un muro. Lo facciamo venire di qua. Mannaggia, facciamo così, va. E facciamo una porta. La porta la mettiamo qua. Davanti a così. Sì, direi che a questo punto possiamo magari anche fare una cosa un pochino più bella. Tipo, gli mettiamo una lavatrice qui. E boh, non saprei che altro mettere. Mettiamo anche la vasca, che comunque potrebbe anche starci bene. Vasca e inizio appoggiandola qui. Questa la muoviamo, la mettiamo qui. Sì, vabbè, ho capito. Ok. Questo è un bel bagno, signor bagno, devo dire. Poi, abbiamo ancora un po' di budget. Gli dobbiamo mettere un letto. Quindi, camera da letto. Mettiamo un letto discreto. Lo facciamo così. Poi pitturiamo dopo, eh. Poi,
Un frigorifero e una sedia, quindi cucina, frigo buono, stiamo spendendo tutto, quindi mettiamo questo che è comunque un side by side, quindi deve essere anche piuttosto buono. Così, e manca una sedia e un tavolo, quindi facciamo tavolino così, tavolo da terrazza con una sedia di questo tipo qui. Perfetto, la casa è completa, manca ancora il colore delle pareti perché abbiamo aggiunto delle pareti, quindi andiamo a pitturarle come avevamo deciso. C'è la pittura solo da un lato, quindi dobbiamo andare a fare questo lavoro qui. Ok, è tutto completo, direi che è una signora casa, per quanto sia un po' un buco. Manca tutta la cucina, però mi sa che non ho neanche fornelli e cose varie. Ah, sì, ce l'ho. Allora glielo mettiamo. Se il budget basta, ok, direi che il budget basta. Il budget basta, e come? Avremo posto anche per il microonde volendo, ma glielo appoggiamo qui. Sì, dai. Bene, inviamo il lavoro. Vediamo il nostro inquilino se sarà soddisfatto. Io ambisco le 5 stelline. Beh, acceleriamo un po' il tempo. Anzi, tra l'altro, ok, no, qua è tutto a posto. Acceleriamo e vediamo. Spero. No, non ti piace? Cioè, non so adesso in base a che criterio giudichino il tutto, ma il bagno è veramente figo. Cioè, niente da dire. Sbloccato nuove cose. Voglio vedere il voto che mi ha dato prima di andare avanti. 2 stelline. Ci ha provato almeno, ma non penso che abbastanza per un tentativo. Non fidatevi di Indy. Va bene, grazie. Però intanto i 4.000 dollari me li hai dati. Adesso, 7 su 20. Sì, dobbiamo fare bene. 4.200. Total makeover. Ok, dai. Dov'è sto posto? Cioè, mi sta facendo fare il makeover dello stesso appartamento che ho appena creato? No, no, un po' diverso. Ok, perché c'è anche uno sgabuzzino. Va bene, chiudi. Iniziamo. Allora, dov'è? Ok. Begin renovation. Che cosa vuoi fare? Bathtub e un piano vuoi anche? Allora. Beh, iniziamo con le pareti. Le pareti le vuole grigie. Grey. Gliele mettiamo grigie. Vuole voi grigie? Te le metto grigie. Ok. Spero di non sbagliare nulla, sto giro. Ok, le pareti sono tutte grigie e vanno tutte bene, mancano queste. Ok. Poi, pavimento, lo vuoi linoleum o carpet? Io ho una predisposizione per il linoleum, quindi te le metto così. Di queste cose oscene che ci sono qua dentro. Va bene, ora hai bisogno di un letto. Voglio capire, vuoi il bagno, toilet e anche un bathtub. Allora, bathtub, una vasca da bagno, e non ci sta, questo è il bagno per forza, cioè non c'è bathtub. Un toilet, te la metto bella, tanto budget ce n'è, così. E ti metto anche il lavandino qui. No, te lo voglio fare proprio bello sto bagno, quindi te lo faccio così. Ok. Bene. Specchi non ce ne sono, ti metto il cestino qui. Perfetto. Allora, il bagno a posto, manca il frigo. Quindi cucina, frigo te lo metto bello. Frigo lì. Ti metto il fornello. Sit bed. Allora, bed ti metto un letto normale, te lo metto qui così. No, girato di là verso la finestra. Perfetto. E poi basta, un tavolino. Quindi tavolino te lo metto così. Facciamo per il lungo con una sedia, così. Ah, volevi anche un piano, eh?
Volevi un piano e il piano ce l'abbiamo, ma costa 5.000 e non è nel budget, quindi non posso metterti il piano. Dovevo pensarci prima. Anzi, dire la verità, voglio vedere quanto costa questo affare qua. 700. No, non ce la facciamo. Non ce la facciamo proprio a incastrare tutte le cose. Ti metto anche un lavandino da cucina, dato che potresti averne bisogno, e ti metto anche un mobile. Dicono di non fidarsi di Indy e noi li smentiremo tutti. Ti metto questo mobile qui e ti piazzo sopra un microonde. Che comunque. Ok, dai. Speriamo bene, dai. Ok, signora, cosa ne pensa? No, non piace. Non piace niente, ma in base a cosa? In base a che. Cioè, dobbiamo ottenere 25 stelline, 20 stelline, non 25. Ok, ci hanno buttato fuori, allora vediamo. Ci hanno dato 2. Vabbè, niente, non sta andando bene. Vediamo un attimo la inquilina. Ok. Tra quanto scade il contratto, tra l'altro? Perché. Beh, io pago tutto qui. Tanto stiamo aumentando il nostro reddito, ma. Bisogno di. Ok, qui non va tutto bene. Voglio buttarla fuori perché voglio rifare la casa io. Facciamo questo. Va. Sono tutte un po' uguali queste missioni. In realtà, eccola qua. Questa è una gran bella casa. Abbiamo anche un budget importante, 8.000. Bella, bella, bella. Allora, iniziamo con stone e concrete. I floor. Floor, eh. Stone e concrete. Io vorrei farla in pietra però. Perché secondo me questa cosa a scacchiera qui così, per l'amor di Dio. Allora. E poi farei queste due stanze qui, le facciamo in concrete. Tanto voleva concrete o stone, quindi. Te le piazzo così e non ti lamenti più. Va bene. Poi, i muri. Red, green e blu. Red, green e blu. Vediamo un po'. Allora, blu. Blu, facciamo questa. Facciamo tutti i colori che ci chiede, così almeno magari è soddisfatta a sto giro. Poi, red. Red, questa stanza qui. E tutto il resto della casa lo facciamo. Green, quindi verde. Verde così o così? Facciamo un verdino marcio. Ok. Sì, dai. Così i colori li abbiamo usati tutti. E poi possiamo iniziare a pensare ai mobili. Abbiamo speso un po' di soldi, ma va bene. Allora, questo muro qui è osceno, questa stanza qui è veramente oscena, ma diventerà il bagno. Allora, la casa più o meno è così, dovrebbe essere finita. Ora iniziamo, intanto stanno arrivando, mentre sono qui che registro il gameplay, i commenti del video di questo gioco, che pare appunto piacervi molto. Allora, vuole un water. E una doccia, quindi vediamo di farci stare tutto in questo stanzino qui così. Allora, il water in fondo a destra, come vuole la tradizione. Poi la doccia, magari ci sta qui così. Sì. Però magari no. No, la doccia girata così, un po' di privacy. Ok, e ci mettiamo anche un lavandino qui. Ok, bagno un po' impiccato, però dobbiamo lasciare spazio al resto. Poi, questa camera da letto, quindi facciamo il letto. Facciamo un letto normale, insomma, niente di spettacolare. Ok. Poi fridge e poi qua. Che casa fatta male, però. Cioè, un corridoio, ancora vecchio stile, zona notte. Poi passi di qua. E io ti aggiungo anche una porta, scusami, ma. Oppure
O ti faccio un open space. No, non ti faccio un open space. Ti faccio una porta. Faccio una porta anche di qua. Ok. Quindi, qui facciamo la cucina. Sto andando un po' ad cazzo, ma cioè non pensate che che stia facendo chissà quale. Allora, cucina qua in mezzo. Quindi, il frigo lo mettiamo qui. Spero vi piaccia vedere, perché io poi non sono molto abituato a guardare. Così. Poi. Frigo. Tavolino. Voleva anche console e TV. Problema è che ce l'avremo. TV. Plasma. 1600 dollari. Ok. Allora. Facciamo così. Ecco, continuano a scrivermi. Allora, facciamola così. Ok. TV. No, così è girato al contrario. Perfetto. Manca un tavolino e una seduta. Gaming console anche. Ok, vuole anche una console. Gliela mettiamo. Cos'è la Wii? È una retro console. Vabbè. Allora, console gliela mettiamo qui. È un Xbox questa. Perfetto. Scusa, ma qual è il problema? La metto qui? Ok, piccolo divano. Ok, manca una sedia per poter mangiare, quindi questa mi piace molto, devo dire. Ci mettiamo una seggiola qui e vediamo se riusciamo a farci stare anche un tavolino. Direi che è pronta, c'è tutto. C'è la console, c'è la TV, ci ho aggiunto delle cose, mancano ovviamente delle decorazioni, ma credo che abbiamo fatto tutto quello che andava fatto. Vediamo il nostro agente segreto qui che cosa dice del bagno. Piace? Tu piace cucina? Non piace console? Va in piedi su console? Non piace. Cucina? Piace? Abbiamo sbloccato una vasca, jacuzzi, un letto decente e un colore osceno. Va bene, quante stelline ci ha dato? Guardando in alto direi che ce ne ha date abbastanza, perché fosse 5? No, 3, ho sbagliato io. Sono realista, sì, vabbè, non gli ho stravolto l'appartamento, però direi che... Allora, vediamo un attimo, ci sono dei problemi? No? Pago tutto, le bollette, 18.000 dollari. Vorrei rompere il contratto, ma non posso, quindi al momento dobbiamo... Beh dai, ci manca ancora un lavoretto e poi vediamo che cosa riusciamo a fare. Ci manca un lavoretto, 3 stelle almeno dobbiamo prendere, dai, facciamo un lavoretto semplice, facciamo... Vediamo un po', guardando qualcuno che si prenda cura di una delle mie case... Sono seriamente interessati... 700 dollari di budget. Ma cos'è questo? Cioè, questo qua praticamente dobbiamo curargli la casa e assumergli gente. Ah, ok. Non lo so, proviamola. Vediamo che cosa bisogna fare qui. Cioè, lui deve affittare, è già ammobiliato. Che cacchio devo fare? Cioè, praticamente devo trovargli degli affittuari? 18 anni? No. 35-40 anni, ok. Questa persona qui... 39 anni. Ok, vediamo, ci faranno una recensione ora del suo passato da affittuario. Non lo so, vediamo un po' questa. 34 anni, no, 18 lui, 39.
Beh, facciamo un. Chiediamo un background del passato di questo tizio qui. Vediamo un attimo. Ok, non ha passato criminale. Niente, dai. Ti piace l'appartamento, eh? A 2000 concludiamo. Te lo faccio da 6 mesi. Facciamo 2100, dai. Perfetto, ha accettato. Quindi abbiamo trovato un affittuario per il tizio lì. Pago tutto. History. Ah, ok, qua si vedono tutte le spese che non avevamo visto, i pagamenti, ok. Abbiamo sbloccato, siamo riusciti a ottenere altri punti facendo una missione semplice semplice, abbiamo sbloccato altri materiali per le pareti. Abbiamo sbloccato i tostapane, la bilancia, il microonde, un altro microonde, un bollitore e un blender. Va bene. Ora, qual è la missione? Allora, guadagna un grande affitto dopo aver raggiunto un determinato standard. Cioè, praticamente, ho questo appartamento qui. No, scusami. Non ho più l'inquilina? Sì, ce l'ho ancora. Non posso fare nulla però con lei. Ah, ok, è questa qui. Sì, questo qua è il mio appartamento. Non ho capito cosa devo fare però, perché... Ah, ok, c'è un problema. Begin... Ah, non posso rinnovare. E non posso subaffittare perché non ho nulla. Però sembra che ci sia un problema. Devo andare a parlare. No, reviews. Ci ha dato 5 stelle, quello cui gli abbiamo affittato. E voglio ben vedere perché gli abbiamo fatto guadagnare un po' di soldi. Non lo so. Non so onestamente cosa devo fare ora. Cioè, l'appartamento era qua, vicino a questa cosa qui. Però non capisco cosa devo fare. Sta facendo la doccia? O è rotta la doccia? Sociabilità, estravaganza, creatività. Sta si sta trovando anche piuttosto bene. Dovremmo cominciare a rinnovare la casa. Ma questo adesso mi si è allagata la. È tutto allagato. Cioè, ha allagato la casa. Ma scusami. E adesso che mi stai allagando la casa, cosa pensi di fare? Mi paghi o no? Cioè, non mi hai neanche comunicato niente. Beh, avremo dei lavori da fare? Jobs ce ne sono sempre. Sono sempre tutti da. Vabbè, intanto qua è tutto riempito dentro. Boh. Signora. Io pago, ma qua io spero tu lo sappia sistemare. Vabbè, comunque ragazzi, io ora interromperò qui. Fatemi sapere cosa ne pensate. Se avete già, magari qualcuno di voi ha avuto modo, so dirmi come andare avanti, se no lasceremo che la natura faccia il suo corso e vada ad annegare la mia inquilina, che almeno è una gamer, tra l'altro. Prende 34.700 dollari l'anno, quindi direi che per pagare 1.200 ce la può anche fare. Anche la mail, figata, non è più neanche tanto contenta, quindi io attendo che mi faccia sapere qualcosa. Ok, ho trovato finalmente dove era la casa. Non me la segna però da nessuna parte. Dobbiamo arrivare magari ad avere. Deve essere figo perché quando potremo comunque arrivare ad avere case con terrazzi, case su più piani, deve essere figo comunque la gestione, calcolando che è una beta. E quindi il gioco sarà in italiano, quello sì. Il gioco promette bene se verrà supportato a dovere. Bene, ragazzi, allora io interrompo qui, fatemi sapere, commenti qua sotto, alla prossima e ciao ciao.